riprendiamo la storia della mia vita per insistere ancora in quel periodo di 12 anni in cui io ho cercato di dar vita e corpo a Gesù Cristo in me, affinché vivesse al posto mio, non tanto in una comunione, ma in una sostituzione ideale della sua idea alla mia, con una comunione che vedesse da parte mia soltanto quella presenza corporea della mia materia, della mia parte non spirituale, perché quella ideale io volli che morisse come un io singolo ai 33 anni dalla creazione in me di Gesù, quando la Madonna mi salvò da un male incurabile, la broncopolmonite, il 4 giugno 1940, e 6 giorni dopo la parusia del Cristo in me, come è scritto nel Vangelo di San Matteo, ci fu la strage degli innocenti, della dichiarazione di guerra fatta da Benito Mussolini, la Seconda Guerra Mondiale, annunciata il 10 di giugno del 1940, esattamente 6 giorni dopo l'avvenuta parusia di Gesù in me. Voglio raccontarvi di quella sola volta in cui io non ho visto Dio venire incontro al risanamento di una mia cambiale. Perché c'è anche l'eccezione a ogni regola. E in me c'è stata anche una vera eccezione alla regola, che non l'ha minimamente abbattuta, ma confermata. Direi confermata in modo addirittura notarile. Accadde che un giorno che avevo 10 milioni protestati, in un modo veramente strano e insolito per me, che vedevo la cancellazione dei protesti avvenire intorno al quarto o al quinto giorno della possibilità di essere risanati, io avessi i 10 milioni con cui pagare quella cambiale e togliere il protesto fin dal primo giorno dei 5 che mi consentiva la regola sulla cambiale. Però c'è una clausola della regola che è veramente ingiusta, ingiustificabile. Quando un soggetto paga una cambiale, pagava, non so più se le regole sono ancora queste, quando un soggetto pagava una cambiale il primo giorno della scadenza della emissione del protesto, il giorno dopo doveva fare la richiesta in tribunale, per cui se la pagava il primo giorno, la richiesta doveva essere nel secondo, se la pagava nel secondo doveva essere nel terzo, perché se non avveniva nelle 24 ore dal pagamento del titolo, il tribunale non poteva più accettare quella cambiale. E che era proprio assurdo, perché guardate un po', se io pagavo il primo giorno ma non chiedevo la cancellazione del protesto nel secondo, non l'avrei più potuta avere cancellata, mentre invece avrei potuto non pagarla il primo, il secondo, il terzo, il quarto, pagarla solo il quinto, fare la richiesta di cancellazione il sesto e quella mi sarebbe stata cancellata. Ebbene, accadde proprio questo. Non abituato
a risolvere il problema così presto, io che non avevo solo quella cambiale ma altre, il secondo giorno, il giorno dopo il pagamento, pensando al resto, mi dimenticai che dovevo chiedere la cancellazione di quei 10 milioni. Me ne accorsi solo il terzo giorno. Immediatamente corsi in tribunale dall'uscire e dissi all'uomo incaricato come si poteva fare. A lui risultò che fosse una mia richiesta di aiuto a lui personale e mi disse: guarda, io non ci posso fare niente perché ho già aiutato qualcuno e la conseguenza per me è che sono sotto inchiesta grazie proprio al tentativo di aiutare costui. Mi dispiace, l'unico che può intervenire con titolo in una roba del genere è il notaio, perché se il notaio all'atto pratico deve avere entro il 15 la documentazione che il titolo è pagato o no, a lui non dovrebbe fare molta differenza che la richiesta della cancellazione sia venuta in questo giorno oppure no, quando bastava che gli arrivasse una testimonianza di cancellazione al sesto giorno. Quindi il notaio può intervenire e riconoscere che non ci sono le condizioni per un protesto. E allora io, ascoltando la sua imbeccata, cercai il notaio. Si trattava del notaio Sessa, ma era un periodo di agosto, luglio-agosto, non mi ricordo più bene, e il notaio Sessa non c'era, era in vacanza. Allora cercai la sua abitazione, mi rivolsi alla portineria chiedendo se il notaio avesse lasciato un recapito, perché quando uno va in ferie è probabile che dica alla portineria: se mi cercano, se succede qualche cosa, di mi potete trovare qui. Io riuscii a commuovere la portineria e mi fu dato il telefono del notaio. Così, rientrato in ufficio, lo chiamai: dottor Sessa, avrei veramente bisogno di me. Noi ogni tanto siamo entrati in contatto perché non è la prima cambiale che passa per il suo ufficio. Perché cosa c'è, fa lui? Dovrei chiederle un favore, ma scusi, non vorrei parlare per telefono. Avrei la necessità veramente che lei mi ricevesse a quattro occhi. Costa 5 minuti, mi lasci disturbarla e mi scusi. E lì vengo al mare, vengo a Sestri. E lui, alquanto titubante, comunque mi diede l'appuntamento per le ore 3 del pomeriggio. Venga alle 3. Io feci tutto il viaggio da Milano fino a Sestri e alle 3 bussai. Non mi ricevé il notaio, ma sua moglie, la quale fu inflessibile. Mi disse: signore, capiamo benissimo le sue difficoltà, ma se la legge è in questi termini, noi che siamo dei notai non possiamo violare la legge. Però non si rammarichi, oramai il mondo è pieno di protestati, non significherà molto, vedrà, neanche per lei. Abbia pazienza, ma noi non possiamo fare nulla. Me ne tornai veramente demoralizzato. Avevo sperato nell'aiuto umano di chi entra nei panni altrui e esprime una richiesta di aiuto che tra le parti dovrebbe essere sempre, se non altro, meditata prima di essere accolta, perché nell'essenza delle cose il notaio avrebbe dichiarato che io, nei termini
non avevo pagato quella cambiale, quando in effetti egli avrebbe potuto vederla pagata fino al giorno 6 e io l'avevo pagata soltanto il giorno, diciamo, 2. Feci un viaggio in autostrada veramente a tu per tu con Dio. Gli chiesi perdono. Ero stato distratto in quella funzione importantissima che stavo svolgendo di un intervento proprio volto per il suo progetto di vita. E di conseguenza io ero a disagio perché non era ammissibile una simile distrazione. Tutto sommato era colpa mia. E tanto preso dal desiderio di pulizia, appena a Milano trovai una chiesa con la possibilità di confessarmi, lo feci. 10 minuti dopo circa andai in ufficio. Era sabato e il sabato da me non si lavorava, per cui nel pomeriggio piuttosto tardi in ufficio ero andato a vedere se c'era necessità di qualcosa che fosse accaduta nel frattempo. Ma ero lì da circa 5 minuti che suonò il telefono, risposi ed era proprio quella persona, il responsabile, che nel tribunale avrebbe dovuto accogliere la mia richiesta di cancellazione del protesto e che mi aveva respinto dicendo che lui non ci poteva fare niente perché era sotto inchiesta. Io fui sorpreso, gli chiesi il perché di questa telefonata e lui mi disse: sa, ho pensato che forse c'è il modo di risolvere la sua questione, venga da me lunedì mattina e vedrà che troveremo il modo di sistemare le cose. Io ringraziai Dio e lunedì mattina da lui ebbi un gesto assolutamente grandioso. Disse di avere sbagliato lui a non avere elencato quella mia cambiale che aveva ricevuto e che gli era sfuggita e non l'aveva segnata. Insomma, aveva colpa lui e non io. Veramente mi commossi, al punto che feci indagine per sapere questa volta dove lui abitasse e mi presentai da lui con ogni sorta di ben di Dio, con prosciutti, con formaggi, con una quantità di cose che proprio erano e dovevano essere il segno di una mia tangibile riconoscenza, perché quello che aveva fatto per me era veramente impagabile. Egli si commosse a sua volta e io trovai il coraggio di chiedergli la ragione di un simile cambiamento di comportamento, perché oramai le cose, dopo che mi aveva licenziato quella mattina, erano tranquille. Io avevo capito che non poteva fare nulla e quindi lui a quel punto poteva, non dico infischiarsene, ma essere a posto con la sua coscienza. Gli chiesi come mai avesse cambiato idea e lui mi disse: guardi, io non so, ma è arrivato un certo punto del pomeriggio che ho cominciato a pensare a lei in un modo che non mi lasciava pace. Io mi ricordavo di averla vista altre volte. Allora ho deciso di rintracciare la sua posizione e sono andato a cercare nell'archivio per trovare tutte le cambiali che in passato aveva cancellato. Finché l'ho trovata, ma sa, non è stato facile, ci è voluto circa un'ora. Dopodiché con il nome io ho potuto aprire la guida del telefono e quando io l'ho chiamata lei mi ha risposto. E veramente era accaduta qualcosa di notevole, di divino, perché mentre io sull'autostrada
stavo facendo questo serio, serissimo esame di coscienza in relazione al mio distrarmi in quell'opera che era così fondamentale, io stavo rendendo conto a Dio e Dio stava agendo sullo spirito di questa persona e lo stava inducendo a pensare a me in un modo operativo che mi salvasse. Ora potreste credere che questa situazione termina qui. No, non termina qui. Io non avevo pagato e Dio ha voluto che risultasse che io non avevo operato bene, che risultasse il mio protesto. Infatti, nonostante il tentativo condotto in porto da parte dell'usciere, io mi vidi il mese dopo arrivare un volantino nel quale mi avvertivano che avevo avuto il protesto di una mia cambiale di 10 milioni sul libro dei protesti. Addio, sarebbe stata la fine di tutto. Immediatamente telefonai in tribunale, chiesi della persona e lui mi disse: ma no, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, ma venga qui, vieni qui, vediamo meglio cosa è successo. E fu così che egli recuperò la distinta delle cambiali e mi disse: ma sei sicuro che fosse una cambiale sola? Non potevano essere due? E io gli dissi: no, una cambiale di 10 milioni per me è un importo di rilievo, se ce ne fossero state due lo avrei ben saputo. No, ti assicuro, erano una sola. E intanto lui scorre tutto l'avviso, poi lo gira e nella pagina di dietro, nell'ultima posizione, ecco una seconda cambiale mia di 10 milioni, elencata in quell'elenco fatto dal notaio Sessa. Io dissi: ma questo è un errore, veramente era una cambiale sola. Allora corsi dal notaio Sessa, volli parlare con lui, feci una piccola premessa. Io quella volta, il mese scorso, se mi sono permesso di venirla a disturbare mentre lei era in ferie, è semplicemente perché credo che gli uomini debbano aiutarsi l'un l'altro, nel rispetto dell'essenza delle cose che devono fare, nella loro verità. Io credevo che lei non facesse nessuna affermazione falsa, assicurando che quella cambiale era pagata, perché in effetti era stata pagata, addirittura 4 giorni prima del termine per pagarla. Ma lei non mi volle nemmeno ricevere. Mi fece parlare con sua moglie, che inflessibile mi disse che chi sbaglia paga. Ora, dottor Sessa, sa, chi ha sbagliato è stato lei. Come io? Sì, il suo ufficio ha segnato due volte lo stesso titolo. Egli trasecolò. Immediatamente corse a controllare e ritornò da me, come dirlo, con la coda tra le gambe e mi disse: è la prima volta che è successa una cosa di questo tipo, inaudito, io non so cosa dire. E io gli risposi: io so cosa dire, dottor Sessa, vede, io opero come avrei voluto che operasse lei. Lei faccia il suo dovere ora, dica che l'errore è stato il suo. E io non farò nessuna rivalsa di quelle che pur potrei fare per tutti gli ostacoli che nel futuro io riceverò
tutte le volte che dovrò chiedere un prestito e che questo mio protesto di questa cambiale non pagata, secondo lei, verrà a galla e io vedrò mettere in crisi operazioni mie da parte di chi non abbia la voglia né il tempo di andare a indagare di più. Io non chiederò nessuna rivalsa, a me basta che lei dica è stata colpa mia. Ebbene, e chiudo questo racconto. Vedete che cosa è accaduto? Che l'unico protesto su 500 cambiali circa che io ho avuto è stato con un notaio che ha dovuto ammettere che il mio protesto è accaduto solo per colpa sua. Io non faccio altri commenti, ma voi meditate attentamente a tutte queste cose per chiedervi se in sostanza al mio fianco ci fosse o no qualcosa di trascendente, tutti noi. Finisco qui, mentre state osservando nel retro il castello, quello del Torrione a Salerno, il Torrione che è un simbolo di una città che ne ha due. L'altro è il castello della Arechi, che se noi lo osserviamo e lo vogliamo capire nel senso allegorico, eterno sempre, dello Spirito Santo, Arechi avverte con chiarezza, Ar è chi, cioè qui la persona coinvolta, chi, il chi, è AR.